Buongiorno a tutti, sì, a me è l'ingrato compito di chiudere questa sessione prima della pausa pranzo. E vi porto oggi come esempio un progetto che Savoie ha recentemente realizzato per l'Irecco Italia, cercando di fornirvi alcuni spunti su come poter migliorare l'utilizzo degli spazi di magazzino, ma anche rendere più efficiente il picking. Per chi di voi non la conoscesse, giusto una breve introduzione su Savoie. Savoie è una società multinazionale, opera nell'ambito dell'intralogistica e come fornitore e produttore di magazzini automatici. Savoie dispone di tre brand, sono tre brand complementari l'uno con l'altro. Intelis progetta sistemi automatici per lo stoccaggio, il picking e il packaging. ASIS è una software house molto verticale nella supply chain, mentre Prodrex è il brand del gruppo che sviluppa sistemi leggeri, sistemi di serial picking o sistemi semiautomatici. Io sono Massimo Cecchinato e country manager della filiale italiana di Savoie. A livello geografico, Savoie è presente su queste tre macro aree: Nord America, Europa e Cina. In Europa la sede headquarter di Savoie, così come i vari centri produttivi, sia di sistemi hardware che di sistemi software, sono ubicati in Francia, dopodiché è presente su altri paesi come l'Inghilterra, il Benelux, la Germania e per l'appunto Italia. Savoie opera in maniera molto molto trasversale nel mercato. Vi ho anticipato, vi ho detto quali sono le tre linee di prodotti e soluzioni che sviluppa, quindi sistemi completamente automatici, software e sistemi semi-automatici. E con l'ausilio, con l'utilizzo di queste tecnologie o la combinazione di queste, lavoriamo su diversi settori di mercato. Il progetto che vi presentiamo oggi è un progetto realizzato qui in Italia, un progetto che stiamo realizzando qui in Italia e che attinge alle tre tecnologie, quindi è un sistema, un impianto particolarmente complesso e spero interessante. L'impianto lo stiamo realizzando per l'Irecco in realtà. L'Irecco è uno dei gruppi, non poteva Savoie presentare un progetto per una multinazionale francese. L'Irecco è uno dei leader globali di forniture di soluzioni e prodotti per l'ufficio, dalla cancelleria, calzature di sicurezza, dispositivi di protezione individuale, eccetera. È un'azienda molto capillare, presente in tutto il mondo, su 42 paesi, un fatturato che supera i 2 miliardi di euro, e che lavora oggi su centri logistici che occupano una superficie complessiva di oltre 370.000 metri quadrati. Qualche difficoltà dalla regia, era comunque un'animazione, voleva fare vedere dove è ubicato il centro logistico, adesso cerco di skippare questa slide molto fastidiosa. E il centro logistico di L'Irecco è ubicato in provincia di Cremona, di Piacenza, scusate, a Monticelli. L'Irecco in Italia è attiva dal 1996, ha deciso di investire su questa piattaforma logistica appunto da agosto del 2004 per far fronte e sostenere la crescita del volume d'affari in Italia. Savoie sta supportando L'Irecco per l'appunto dal 2004, quindi quest'anno abbiamo incominciato a installare i primi sistemi, un sistema semiautomatico sulla piattaforma di Monticelli, un'altra importante estensione l'abbiamo sviluppata nel 2010 e oggi, come vi dicevo, stiamo lavorando assieme sullo sviluppo di un progetto molto più articolato e molto più complesso. Ci siamo persi qui un'immagine che voleva rappresentare il centro distributivo di L'Irecco qui in Italia, ma per descrivere che cosa accade all'interno di quel centro logistico voglio farlo attraverso un breve filmato, un piccolo filmato anche molto simpatico di L'Irecco che descrive esattamente che cosa fa L'Irecco. Thank you.
bello, quasi divertente. Però queste sono le sfide che ogni giorno riguardano questa piattaforma logistica, dove, dalla quale Rico distribuisce i propri prodotti, i propri pacchi, verso tutti i propri clienti. Pensate a questo aspetto, tutti gli articoli che distribuisce Rico di fatto sono degli articoli di poco valore, stiamo parlando di cancelleria, talvolta di calzature o altri oggetti, ma oltre al valore, di fatto sono articoli che sarebbero di fatto reperibili su molti altri canali. Pensate alla grande distribuzione, pensate ai vari marketplace. Qual è allora la chiave di successo di Rireco? Per quale motivo molti clienti si affidano a Rireco per questi prodotti, talvolta sono delle commodity? L'avete visto in questo filmato? Il servizio. La chiave di successo di questa azienda e delle sue piattaforme logistiche riguarda il servizio. Vendita multicanale, le consegne il giorno successivo, talvolta il giorno stesso, se un cut-off la mattina, una piattaforma online dove poter effettuare gli acquisti e-commerce, prodotti personalizzati e packaging personalizzato. Questo è quello che fa il centro logistico di Monticelli, garantire ogni giorno questo livello di servizio. Lo vediamo un po' più in dettaglio, quali sono gli aspetti e quali sono le sfide che ha portato l'Ireco a reinvestire su questa piattaforma logistica. Beh, in primo luogo, un tema che è stato toccato diverse volte questa mattina, può riguardare l'e-commerce, ma anche altri business come questo, la continua crescita o la polverizzazione del numero di referenze gestite a catalogo, che nel caso di l'Ireco ha reso ancora più complesso dal fatto che, oltre agli articoli legati alla materiale o forniture d'ufficio, l'apertura di nuove gamme prodotti, vi dicevo, calzatura, dispositivi di sicurezza, ma anche sul catering e tutte le implicazioni che questo comporta nella gestione dei flussi di logistica. La struttura degli ordini crescono ma diminuiscono le righe per ordine e quindi tutto ciò comporta un livello di entropia sempre crescente all'interno della piattaforma logistica. Di nuovo, il livello di servizio. Quindi non solo voglio gli articoli, ma li voglio personalizzati, possibilmente su un packaging dedicato, magari me li consegno a me stesso. Quindi questo è un ulteriore elemento sul quale l'Ireco, assieme a Savoie, ha lavorato nello sviluppo di questo progetto. Ultimo, ma non meno importante, l'aumento della resa del picking. Quindi gli operatori, abbiamo visto diverse soluzioni, diverse strategie, quindi con gli operatori che vanno verso la merce o la merce che va verso l'uomo. Questo è un punto chiave del progetto sul quale poi vi do ulteriori spunti. Quindi devo aumentare la resa degli operatori, devo però diminuire gli errori, quindi aumentare la qualità verso i miei clienti, quindi devo evitare di spedire gli articoli che non sono stati ordinati, cercando poi che cosa? Di creare comunque un ambiente di lavoro che sia sostenibile per i clienti, per gli operatori che poi il lavoro comunque, che sia una modalità o l'altra, lo devono svolgere. Il progetto che sta realizzando Savoie è un progetto che si inserisce in un progetto molto, molto articolato. Finalmente riusciamo a vedere la piattaforma logistica di Monticelli, quindi una zona molto, molto strategica della parte nord d'Italia. È un progetto che riguarda la realizzazione di un magazzino automatico basato su tecnologia Shuttle, che si inserisce nell'ambito di un progetto molto più vasto e complesso, dove Savoie ha deciso poi di estendere anche il building tradizionale, quindi creare un nuovo corpo nel quale la soluzione di Savoie si innesta. Più in dettaglio, il nostro progetto riguarda che cosa? Innanzitutto l'integrazione con quanto è stato fatto fino ad oggi, quindi i sistemi, sono dei sistemi qui, ne vedete raffigurate solo una piccola parte, in funzione dal 2014 riguardano questo progetto, quindi sono state integrate e quindi le attività, gli ordini che vengono lavorati nel building esistente vengono poi trasferiti e consolidate con le attività che verranno sviluppate una volta realizzato e completato l'impianto automatico. Un nucleo di stoccaggio molto denso, è un magazzino automatico, sono due corsie, anche qui poi vi do dei dettagli un po' più precisi attraverso un filmato, e un'area dove posso effettuare sia il picking che il packaging. Qualche lista dell'impianto, ecco, qui vedete, abbiamo
ammodernato la linea esistente e quindi permesso attraverso un collegamento fisico con il nuovo building di collegare e quindi armonizzare i flussi provenienti dal magazzino tradizionale per arrivare a una zona dove c'è il consigliamento all'ordine, la chiusura delle scatole, il sorting e la spedizione. Nel realizzare questo progetto abbiamo avuto a disposizione una parte esterna dove abbiamo realizzato un magazzino molto compatto e nell'ambito dell'estensione del building non c'è stata fornita una piazza d'armi dove poter realizzare con agio tutti i nostri sistemi, ma un'area estremamente compatta. In quest'area cosa abbiamo fatto? Attraverso un sobbalco abbiamo portato al di sopra del sobbalco le zone di picking, sono 4 stazioni di picking dove gli operatori possono effettuare i prelievi. Nella parte inferiore invece le macchine che possono chiudere in automatico le scatole, effettuare il sorting e prepararla alle spedizioni. Qui in dettaglio vedete appunto la sala da zona di picking, quindi dove sono posizionati gli operatori, e per quanto possa sembrare strano, questa è la parte più nevralgica di un sistema, nel senso che attraverso il magazzino automatico abbiamo ridotto le percorrenze, abbiamo reso più compatto lo spazio, eccetera. Però se questa area non funziona, gli errori rimangono, gli operatori si stancano, eccetera, eccetera. Per cui molta attenzione è stata dedicata sia alla progettazione che allo sviluppo specifico della soluzione per la parte di picking. Un breve sguardo alle tecnologie che sono state utilizzate per questo impianto. Il nucleo di stoccaggio è un sistema shuttle, quindi è, ripeto, un concetto già espresso in precedenza, quindi sono degli shuttle, delle navette che si muovono in senso orizzontale, sono in grado di prelevare scatole, vassoi o colli, singola, doppia, multi profondità. Attraverso un elevatore i colli vengono trasferiti alle stazioni di picking, quindi non sono più gli operatori che vanno all'interno di magazzino, che trascinano i carrelli, eccetera, ma gli articoli vengono presentati su delle stazioni di picking dove l'operatore comodamente può effettuare il prelievo e depositarlo. Vi dicevo quanto determinante nello sviluppo della tecnologia applicata peraltro a questo progetto riguarda la parte di picking. Quindi abbiamo ridotto le percorrenze, abbiamo reso più compatto lo spazio utilizzato nel magazzino, abbiamo avvicinato la merce all'operatore o all'operatrice, come in questo caso, che deve effettuare l'attività. La strategia adottata da Soa è tanto semplice quanto efficace. L'operatore ha un punto di prelievo, un punto di destinazione. Non deve pensare, deve solo guardare 4 articoli prelevare e depositarli su un contenitore. Non deve prelevare 10 e poi percorrere anche pochi metri e sventagliare 2, 3 e 5. Un punto, una stazione di deposito. Direte bello, efficace, magari cerco di favorire l'operatore, l'operatrice, una stazione di picking ergonomica, eccetera, però dov'è la mia resa? Eccolo qui. Vedete il funzionamento sul lato sinistro. Questa stazione di picking viene alimentata con i colli d'origine, in questo caso sono dei cartoni, possono essere delle scatole o altri contenitori. Nel monitor questa operatrice ha di fronte il numero di pezzi che deve prelevare e trasferire sul collo di destinazione, il cartone che corrisponde a uno specifico ordine di uno specifico cliente. Ogni volta che effettua una riga ha la possibilità, attraverso 2 pulsanti a induzioni, quindi non deve ogni giorno premere 1000 volte sul bottone che torna a casa col dito gonfio, ma è un tasto a induzione per dare conferma della riga lavorata ed avere poi la riga successiva presentata sulla stazione. Questi elementi ribaltano, come vedete, i colli, di modo che anche dal punto di vista ergonomico non mi debba piegare, non mi debba arrampicare, ma posso avere tutto a portata. Pensate, gli investimenti, gli impianti di questo tipo sono impianti complessi, articolati, che comportano talvolta anche degli investimenti importanti che vengono logicamente ripagati. La chiave è questo punto qui. Pensate all'investimento su un impianto di questo tipo e poi durante il giorno calano le performance perché l'operatore si stanca, cala la resa perché l'operatore deve pensare, deve intagliare, eccetera, eccetera. Questa è la strategia adottata da Samoa, questa è la resa, 660 righe ora.
sempre nell'ambito delle tecnologie, qui abbiamo anche la bella musica di sottofondo, la parte finale del processo riguarda la chiusura delle scatole prima della spedizione. Monticelli spedisce ogni anno 5 milioni di scatole. Pensate quale può essere l'impatto del volume d'aria delle scatole sui costi di spedizione. Sono state inserite due nuove macchine, oltre a quelle esistenti, a fine linea, quindi una volta che gli operatori hanno ultimato il picking, le scatole in maniera automatica passano per questa macchina. Io ho pronato un nome un po' grottesco perché è il nome di un indiano che tagliava i capelli alle sue vittime, è nato così, e quindi consente in automatico di leggere il volume stoccato all'interno della scatola, adattarla al formato, ridurre il formato e quindi spedire non aria ma gli articoli. Chiudo l'intervento, abbiamo recuperato un po' il tempo con un ultimo breve filmato che descrive un po' più in dettaglio che cosa fa Savoia. Sito, seguiteci su LinkedIn se avete piacere, contattateci. Grazie.